Salve a tutti, sono DroneGamer e bentornati su Spore. Allora, un paio di episodi fa avevamo fondato una piccola città in cui poter venerare il miglior youtuber del pianeta, ovvero il Thelonious Imbecilus. E pian pianino, grazie al potere della religione, abbiamo unificato tante città sotto il controllo di un unico canale. Pian pianino ci siamo estesi letteralmente anche ad altri continenti, ma alcuni youtuber nemici, come avete visto, stanno ancora resistendo al grande potere del Thelonious. Mancano praticamente tre città che sono in mano agli youtuber nemici e l'intero pianeta sarà praticamente nostro. Ma soprattutto, ruotando la telecamera, mi sono accorto di quello strano pianeta lì. Cos'è sto cavolo di coso? Beh, oggi effettivamente dovremmo iniziare a conquistare lo spazio e quindi scopriremo molto presto effettivamente di che razza di pianeta si tratti. Ma prima vediamo di tornare alle ultime città che avevamo conquistato l'altra volta. Vi ricordate? Avevamo raggiunto praticamente questo continente e il nemico ci stava attaccando. Restano praticamente un paio di città in mano ai rossi e una in mano ai gialli. Allora, la prima città nemica è poco distante dalle nostre coste, quindi direi di prendere tutte le navi e mandarle direttamente alla conquista di questa città. Ecco qui, convertitemela alla velocità della luce. Potremmo mandare forse anche qualche aereo. Vediamo un po', tanto soldi ne abbiamo parecchi. Guarda che bella flotta aerea che ci siamo fatti. Guarda che roba, nonostante la doppia proiezione olografica stanno resistendo tantissimo. Vediamo di curare alcuni dei nostri, porca di quelli, per porca, perché si stanno trincerando di brutto. Ok, perfetto, abbiamo curato le nostre truppe. Perfetto, allora lasciamole lì, non dovrebbero impiegare troppo tempo per nota fortuna. Casomai vediamo di spawnare qualche altra nave. Perfetto, così ci conquistiamo innanzitutto anche questo estrattore di spezia. Qui hanno quasi fatto dannazione, sono belli resistenti in effetti. Potremmo fargli una nube oscura in teoria, in modo tale da bloccare le difese della loro città e rendere più semplice la nostra conquista. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, la nube oscura sta facendo un ottimo lavoro e l'ottava città è praticamente nostra. Che faticaccia, perfetto, altro coso religioso. Ah ragazzi, aspettate, metto in pausa. Per la 190esima volta l'approccio militare aggressivo lo facciamo quando reiniziamo il gioco e faremo i carnivori e spappoleremo praticamente qualunque popolazione incontreremo lungo la nostra strada. Sento di doverlo ripetere perché me lo continuate a dire nei commenti, santo cielo. E ormai abbiamo fatto lo stesso discorso parecchie volte. Tante volte, ok, un'altra città conquistata, ottimo. Ok, non ci resta quindi che attaccare effettivamente la città gialla da quest'altra parte. I rossi sono stati completamente sconfitti e conquistati e diciamo anche alle navi di fare la stessa cosa. Ecco qua, perfetto, e poi ci conquistiamo anche tutti questi estrattori di droga, volevo dire di spezia. Nel frattempo i gialli stanno attaccando una delle nostre città, maledetti, maledetti. Allora, vediamo di piazzare torrette lungo buona parte dei confini, ok, siamo a posto. Sembra che una parte delle nostre strutture siano rimaste danneggiate, ma le sostituiamo alla velocità della luce. Ecco qua, come non fosse accaduto nulla. Perfetto, difese sostituite, potete vedere che stanno anche contrattaccando le unità nemiche. Ottimo, spawnatemi qualche veicolo terrestre, così possiamo contrattaccarli anche noi direttamente. Ottimo, nel frattempo dovrebbe essere iniziato da quest'altra parte l'attacco alla loro città. Sì, potete vedere che le unità sono effettivamente appena arrivate. Ottimo, ottimo, aspetta, vediamo di ripararle perché sono molto più resistenti del previsto. Oh, le curiamo tutti, ottimo. Ok, nella città di prima abbiamo sconfitto il nemico, ma soprattutto ci siamo conquistati anche la penultima città dei gialli, che diventa religiosa, perfetto. Allora, sapete cosa? Possiamo usare un potere che avrei potuto utilizzare fin dall'inizio, ma non volevo fare il furbacchione. Ovvero, volete deporre le armi? Ma come? Ma volevo usare il potere figo io! Ok, accettiamo la loro resa. Ma come? Ma no, ma c'era il potere religioso, quello faigo, mi avrebbe fatto conquistare il mondo in una volta. Ok, i gialli si sono arresi e hanno detto che il Thelonious è il miglior youtuber del pianeta. Il mondo è ai tuoi piedi. Quando sei pronto a spingerti oltre i confini del tuo pianeta natale, clicca sul pulsante avanza e preparati a decollare. Ottimo, allora, a questo punto, se effettivamente il pianeta è nostro, tanto vale passare alla fase spaziale. Siamo riusciti a conquistare tutti mantenendo un approccio tranquillo e religioso. Cioè, abbiamo ucciso un po' di gente lungo il percorso, ma vabbè, dettagli, praticamente non siamo passati né al commerciale né al militare. Ah, che faticaccia. Allora, vediamo un po' cosa mi combinano questa volta i miei sudditi. E guardali tutti felici e contenti loro. Sembra che abbiano costruito una specie di torre in cui realizzeranno un'astronave. Ragazzi, siete sicuri? Non siete proprio i più furbi del pianeta? E ora devo realizzare la mia astronave. No, allora, ancora una volta per esigenze di tempo direi di utilizzare i modelli predefiniti del gioco. Io purtroppo devo ottimizzare i tempi, ragazzi, perché più tempo sono nel gioco e più c'è il rischio che il gioco crashi. Se il gioco crasha io devo rifare praticamente tutto da capo. Cos'è sta roba? È orripilante, mamma mia.
Wow, guardate questo modello, decisamente è molto carino, lo stile mi piace, delle armi davanti, delle luci, ha un bel po' di razzi sulle parti posteriori, vabbè dai, casomai ce la personalizziamo se fosse necessario nei prossimi episodi. Oddio, posso effettivamente cambiarne lo stile estetico? Oh, così praticamente è uguale a tutti i veicoli steampunk che abbiamo avuto fino adesso. Quindi per adesso direi che possiamo effettivamente mantenere il nostro stile un pochettino steampunk. Ragazzi, ce l'ha fatta a costruirla? Ho un brutto presentimento, vediamo se ce l'hanno fatta. E parapapà. Ok, è un po' stortina, oh mio Dio. Abbiamo schivato un'aeronave. Dai, non è malaccio. Non è malaccio decisamente. Ah, la frontiera spaziale la stiamo per raggiungere. Decollo. Sei riuscito a sviluppare una nave in grado di affrontare lo spazio. I cieli ti chiamano, il cosmo attende. L'universo è ora a portata di mano. A patto che tu impari a pilotare questa cosa. Non esageriamo. Ed eccoci al culmine della distanza, l'ultima frontiera molto oltre il selvaggio West, lo spazio. Ora possiamo effettivamente quindi comandare un'aeronave per conto nostro. Oh mio Dio, mi è detto che questa è la fase più lunga per riuscire effettivamente a raggiungere il centro dell'universo. Il dispositivo di comunicazione video a corto raggio ti consente di parlare con gli esseri del mondo sottostante. Ah, prima però dobbiamo entrare nell'orbita. Va bene, quindi clicco qui e parliamo. Oh, guardali, siamo rimasti ancora un po' tribali, ma vabbè dettagli. Stiamo ancora aggiungendo nuova strumentazione alla tua astronave, ma dovrebbe essere pronta a momenti. Hai mai pilotato una nave prima? Fatemi un piccolo test veloce. Ok, hanno annunciato una sfera gigante per celebrare il tuo primo viaggio. Perfetto, quindi devo passarci in mezzo. Qui abbiamo praticamente il log di tutte le missioni attive. Ok, e con la rotellina del mouse posso andare verso l'alto o verso il basso. Oh, no, vabbè, posso uscire dall'orbita del pianeta. Allora, facciamo velocemente questa quest che mi insegnerà a pilotare quindi l'astronave. Che wow! E si comanda da Dio. Beh, le modifiche che abbiamo fatto sono solo estetiche, ragazzi. Non cambieranno effettivamente il modo in cui la nostra nave risponde, le armi, la vita e via dicendo. Ok, perfetto, restano giusto gli ultimi. Ecco qua giù la nostra ultima sferetta. Ok, tutorial completato. Ottimo lavoro, cadetto. Volando così, la promozione a capitano non tarderà ad arrivare. Abbiamo elaborato uno strumento per effettuare scansioni delle piante e degli animali che troverai nel corso dei tuoi viaggi. Sì, perché mi hai detto che devo raccogliere campioni di animali, piante, per terraformare i pianeti e via dicendo. E l'abbiamo fatto giusto in tempo. Abbiamo recentemente perso i dati relativi a uno dei nostri animali all'interno della sporpedia. Ma santo cielo, Wikipedia mi tradisci così. La tua nave è stata equipaggiata con un radar che è possibile accendere e spegnere dal pannello strumenti. Ok, punterà gli obiettivi della missione e gli oggetti di interesse. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo un nuovo pannello pieno di strumenti direttamente qua sotto. E in effetti abbiamo lo scanner, qui abbiamo le armi, qui cose per la socializzazione, strumenti colonia. Quindi ogni volta che sbloccheremo un nuovo strumento andrà in una di queste sezioni. Da quello che ho capito l'astronave sarà potenziabile un sacco di volte. Allora, qui abbiamo il nostro scanner, perfetto. E vedete che ci sta indicando questa direzione. Ok, ora basta che io faccia una piccola scansione. E abbiamo trovato un Glurg. Ottimo, questa parte l'abbiamo completata. Eccellenti noti scienziati, ne vedono l'ora di analizzare i dati. Ora è chiaro che dobbiamo esaminare più attentamente questa specie. Abbiamo munito la tua astronave di un raggio traente. Oh, assicurati di utilizzare il raggio abbastanza lungo da consentire l'effettivo carico della creatura. Disattivando il raggio troppo presto potresti mettere la vittima, l'esemplare, in una situazione poco desiderabile. Ah, mi precipita di sotto. Ok, ora possiamo attivare il raggio traente e possiamo effettivamente rapire le... No, vabbè, li sto rapendo. Guarda che roba, olè. E li ho portati a bordo. Ho portato anche una pianta. Scusate, la possiamo ributtare giù la pianta? E... Olè. Aspetta, ma posso anche rapire tipo gli alberi? No, posso portarmi via gli alberi del pianeta. Ma mi prendi in giro? Sì, sì, eccoli qua nella mia stiva. Perfetto. E poi posso riselezionarli e buttarli giù. Oh! Ah, proprio così, allora si ripiantano all'istante. Ma è bellissima sta coda. Posso rapire anche questo gigantesco signore? Vediamo un po' se lo possiamo prendere. No, lui è troppo grande. Ok, ok, lasciamo stare il signore. Chiaramente non vuole essere disturbato. Ottimo, ora non ci resta che scaricare la creatura all'interno delle mura della città, evitando di spalmarla sul pavimento. Ecco qua, se clicco abbastanza a lungo. Dov'è andata? Ho cliccato, mi si è sparata sulla... Dov'è andata? Io puntavo in basso. Gioco, ma sei scemo. Devo averla spalmata da qualche parte. Oh mio Dio, guardate, questo è uno dei miei antenati versione uber grande. Guarda che roba, una bestia incredibile. Ok, tentativo numero 2, scarichiamolo molto delicatamente. A posto, non si è spalmato di brutto sulla piazza della città. Missione completata. Un lavoro davvero notevole, cadetto. Ci hai fornito un esemplare eccellente per i nostri esami. Ok. Il campione che ci hai prelevato era malato, affetto da un virus altamente contagioso in grado di mettere in pericolo l'intero ecosistema. Abbiamo munito la tua astronave di mini laser estremamente maneggevoli. Yay! Quindi possiamo trucidare tutti gli animali che sono effettivamente infetti.
Peraltro abbiamo una delle aeronavi che sta avendo un pochettino di bug, ma vabbè dettagli. Allora, adesso posso selezionare il mini laser. Per alcuni strumenti, ad esempio mini laser, si paga un costo energetico. Riempi gli indicatori di energia e salute tramite la schermata di comunicazione. Questo servizio è gratuito sul tuo pianeta natale. Ah, e sugli altri invece dovremmo pagare un costo. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo andare da questa parte e cercare di uccidere praticamente solo gli esemplari infetti. Io sparo a cacchio. Ne abbiamo ucciso più di qualcuno. Vabbè, ragazzi, dobbiamo curare, voglio dire, estinguere le piaghe e via dicendo. Spariamo un pochettino in giro. E chi becco, becco. Ecco qua, perfetto. Erano morti quando sono arrivato, giuro. Peccato per le perdite, ma vabbè, non importa. Un lavoro lodevole, a chi se ne frega che è morta gente. Sei davvero in gamba, hai ottenuto la stima e la fiducia del tuo pianeta natale. Vogliamo che tu piloti questa astronave per guidare la nostra razza verso la gloria e nuove esplorazioni galattiche. Ti consegniamo la medaglia di capitano. Yay! Usa il pannello commercio per vendere e acquistare strumenti, spezie e oggetti rari. Oh, quindi adesso possiamo anche pagare per ottenere degli oggetti. In questo caso abbiamo un motore interplanetario che ti consente di uscire dall'orbita del tuo pianeta. Oh, perfetto, noi abbiamo 110, quindi possiamo acquistarlo tranquillamente. Ottimo. Capitano, è il caso di indossare la tuta in Elastan. Una nuova missione è alle porte. Riteniamo di non essere soli nella galassia. Abbiamo captato uno strano segnale proveniente dal pianeta Alfo. Ok, ci possiamo andare. Perfetto, motore installato e pronti a partire verso l'infinito e oltre. Ok, mi hanno dato una delle medaglie. Congratulazioni, hai ottenuto la medaglia e il titolo di capitano. Ottieni le medaglie attraverso le azioni e avventure spaziali. Le medaglie ottenute ti faranno avanzare di grado, ottenendo nuovi titoli, nuove abilità e permetteranno anche quindi di sbloccare gli strumenti. Ah, dopo aver bloccato uno strumento puoi acquistarlo dal tuo pianeta principale. Alcuni strumenti si consumano e occorre fare rifornimento. Oh no, quindi devo fare una marea di quest secondarie. Io pensavo di trovare tutta la pappa pronta. Perfetto, quindi se adesso vado con la rotellina indietro usciamo dall'orbita del pianeta. Vediamo un po' e... Oh, no, vabbè. No, vabbè, ma mi prendi in giro. Ora posso visitare tutti gli altri pianeti. Mi dice di andare su Alfo. Aspetta, che questo era il pianeta strano che io ho visto prima. Vediamo se ci posso infinitamente andare. Sì, sì, sono nella sua orbita. Guardate che posto stranissimo. Cos'è? Sembra tipo un cubo con il mare al centro che si protende verso l'esterno. Wow! Ok, da quello che ho capito ci sono centinaia se non migliaia di pianeti su sto cavolo di gioco. Sta parte sarà un attimino più complicata del previsto. Allora, torniamo indietro e vediamo di raggiungere il pianeta Alfo. Presumo che gli spostamenti da un punto a quell'altro richiederanno effettivamente del carburante. Anzi, aspetta, che teniamo sempre sott'occhio la nostra situazione energetica. Che succede? Il nostro radar si è attivato. Qualcosa è apparso sul radar della nave. E abbiamo trovato... Oh! Una nave precipitata e degli strani segni a terra. Aspetta, questa non è una delle nostre, effettivamente. Le nostre sono brutte. È una navicella precipitata. Emette uno strano segnale radio. Raggiungila e utilizza lo strumento scanner per analizzare la zona d'impatto. Allora, vediamo quindi di riabilitare innanzitutto lo scanner perché avevamo ancora le armi. Dovrebbe essere in questa direzione. Ok, eccola qui. Vediamo di fare una piccola veloce scansione. E dimmi che abbiamo trovato qualcosa di utile. Un nuovo strumento, un nuovo accessorio. Peraltro sono morti tutti, piccolo dettaglio. Alieni, ma nessun segno di vita. Sembra che abbiano disegnato un qualche tipo di strana mappa prima di morire. Aspetta, il relitto ha attivato un raggio trasportatore. Stiamo caricando a bordo alcuni oggetti. E invece caricarono a bordo l'alien. Perfetto, perfetto. Uno dei giochi che mi ha traumatizzato di più. Faranno il seguito prima o poi di Alien Isolation, santo cielo. Sono anni che lo attendo per traumatizzarmi. Ok, dimmi che abbiamo preso qualcosa di utile. Missili e un motore interstellare, su cui risultano programmate delle coordinate stellari sconosciute. I danni osservati sui resti sono quelli di un combattimento. Pare che l'astronave sia stata inviata da qualche pianeta alla ricerca di aiuto. Oh, non male, non male. Peraltro ho visto che se clicco qui ottengo un sacco di dati sul pianeta in cui ci troviamo. Ad esempio un pianeta di classe 1, praticamente classe 0 è un pianeta senza forme di vita, natura o altro. Mentre c'è pianeta di classe 3 è tipo il pianeta Terra, c'è atmosfera, c'è vita e via dicendo. E se ho capito bene, più avanti noi potremo modificare l'atmosfera dei pianeti e renderli abitabili o distruggerli completamente e via dicendo. Perfetto, allora vediamo di tornare indietro. Il motore interstellare del relitto risponde ai segnali di un faro di un sistema vicino che corrisponde alle coordinate in memoria. Forse il suo mondo d'origine e potrebbe aver bisogno d'aiuto. Ok, oh mio Dio, ma quanto posso andare indietro? A pè. E ragazzi, ma questi sono tutti pianeti? Anzi, sistemi di pianeti? Oh no. Oh no, questa è la galassia di inizio gioco. Ma mi straprendi in giro? No, vabbè, dai ragazzi, sto gioco non lo finiamo più. Ma non lo finiamo veramente più, ma porca di quelli per porca. Allora, dobbiamo spostarci da una stella a quell'altra. E ci sono dei sottopianeti per davvero. Allora, noi dobbiamo raggiungere il pianeta Lana. Eccolo qua.
ed entrare nella sua atmosfera. E vabbè, dai. Oh, ho visto la città. Non mi sembra che se la passi molto bene. Qualcosa è apparso sul radar della nave. Vedo che non mi sbagliavo, eh. Vedete perché ho scelto l'approccio pacifico? Perché sennò poi le città si riducono in questo modo. Direi che siamo arrivati in ritardo a salvare gli alieni. Troppo tardi, queste rovine devono essere ciò che rimane della colonia natale degli alieni del relitto. Una scansione delle rovine potrebbe rivelare qualche indizio su cosa sia successo qui. Direi una guerra nucleare. A quanto pare YouTube sta mettendo più vittime del previsto. Peraltro abbiamo dei nuovi missili, come ci diceva il gioco. Allora, facciamo una scansione rapida, rapida, veloce. Vediamo un po' se troviamo qualche informazione. Come aspetto sembra effettivamente una delle nostre città. La scansione non ha rilevato nulla, ma sembra abbia generato una risposta. I radar mostrano un qualche tipo di attività. Oh oh, oh oh, vedo delle navette. Oh no 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 no, molto male. Molto male, non mi dire che ci stanno per attaccare. La scansione deve aver attivato le difese della colonia. Questi droni non sembrano avere intenzioni amichevoli. Aspetta, è stata attivata una trasmissione in arrivo. Attenzione, rilevati intrusi Grox. No, non siamo Grox. Signori, non siamo Grox, non so neanche cosa siano i Grox. E oh, ci attaccano. Oh, armi, armi, Oh, buoni. Allora, spariamogli un pochettino di missili che dovrebbero essere belli potenti. Perfetto, li stiamo riuscendo a buttare giù. Credo di aver finito i missili, dannazione. Allora, andiamo di laser normali. Buoni. Ok, il laser consuma un pochettino, effettivamente, della nostra barra energetica. E non fa neanche troppi danni. Peta, peta, buttalo giù. Perfetto. Ok, sì, sembra che abbiamo effettivamente sconfitto tutti. Quindi il gioco mi dice, missione completata. Torna sul tuo pianeta natale. Perfetto, quindi abbiamo incontrato anche delle forme di vita, anzi dei sistemi ostili. Perfetto, allora nel frattempo sono tornato su YouTubus e l'impero effettivamente ci sta contattando. Missione compiuta, sapevamo di non essere soli nella galassia. Tracce di civiltà estinte, sonde di sorveglianza ostili, i Grox. È ovvio che dobbiamo continuare la nostra esplorazione della galassia e prepararci per eventuali resistenze ostili. Perfetto, quindi mi stanno dando delle nuove tecnologie che mi permetterà di captare la presenza delle altre vite senzienti nella galassia sotto forma di segnali radio. Oh, ottimo, ottimo. Abbiamo selezionato alcuni volontari per far parte dell'Incredikit Colonia, che abbiamo collocato nella sezione strumenti Colonia. Oh, perfetto, quindi possiamo fondare effettivamente le colonie su altri pianeti. Perfetto, ce ne hanno dato uno. Dopo aver raggiunto il pianeta Agheriano, seleziona lo strumento Incredikit Colonia, già aggiunto nel pannello strumenti Colonia, e scegli dove fondare la colonia, purché sia vicino a dei geyser di spezia, perché sono quelli che effettivamente ci daranno la valuta del gioco. Ok, a posto, possiamo partire all'avventura. Allora, dobbiamo tornare un attimino indietro alla visualizzazione della galassia. Perfetto, ottimo. E qui abbiamo effettivamente un nuovo sistema che si chiama Caddes. Ah, e questa è l'area attorno alla quale per adesso ci possiamo muovere con il nostro motore. Sì, vabbè ragazzi, mi devo esplorare tre quarti dello spazio per davvero. Quindi questo è un nuovo sistema e noi lo possiamo esplorare completamente. Vedete, peraltro ci sono i pianeti che fanno diverse orbite colorate. Ah, guarda, lo dice lui. I pianeti su orbite verdi sono più semplici da terraformare e da colonizzare di quelli su orbite blu o rosse. Perfetto. Allora, lui mi dice di andare sul pianeta Agheriano. Eccolo qua. Ora ci possiamo scendere in tutta tranquillità. Oddio, non ha un bel colore in effetti, eh. Ah... Ragazzi, è brutto forte. Non so se è un caso di farci colonie. Si possono fondare colonie su qualsiasi pianeta, dalle lune desolate alle fiorenti osi di livello punti terra 3. Le colonie fruttuose estraggono preziosa spezia che può essere effettivamente venduta. Allora, io posso selezionare il kit e decidere effettivamente dove piazzarlo. Vediamo un po', perché presumo che più spezia abbiamo nel raggio d'azione e più denaro otterremo. A questo punto effettivamente non è malaccio, ci sono ben tre cose di spezia. Wow, occhio alle piogge di meteoriti peraltro. Ok, ho lanciato il kit. E lui cosa fa? Mi fonda direttamente la città? No, ma è praticissima sta cosa in effetti. Eh sì, una delle nostre città chiaramente. Olè, con il nostro brutto municipio che dovremmo cambiare. E si è creata attorno a sé una bolla che contiene l'atmosfera respirabile per i nostri abitanti. Congratulazioni, il tuo impero è cresciuto. La produttività di ogni colonia dipende dalle sue dimensioni. Queste sono limitate dal livello punti terra del pianeta. Investi in terraformazione e poi aggiungi colonie ed edifici per darne profitto. Va bene, a posto. Quindi per adesso ci frutterà poco poco, visto che non ci sono effettivamente troppi cosi di spezia da poter effettivamente utilizzare. Pertanto ora noi possiamo cliccare effettivamente sulla colonia e possiamo migliorarla. Vediamo un po'. Ah, solo quando effettivamente il pianeta sarà più abitabile, se no non ci verrà nessuno. Ok, possiamo cambiare l'aspetto dei veicoli, migliorare l'aspetto della città e ancora una volta l'aspetto dei nostri abitanti. Buono, per adesso ci possiamo accontentare. Però possiamo contattare i nostri coloni e chiedergli di ripararci e di ricaricarci con un minimo costo. Comunque voglio dire, sarà probabilmente molto inferiore rispetto a quanto faremo sugli altri pianeti. E possiamo anche commerciare. Ah, è vero. Abbiamo tre di spezia e possiamo effettivamente venderla tutta. E ci daranno indietro un pochettino di soldi. E mi ha sbloccato anche una nuova abilità, il biglietto di ritorno, che mi fa tornare direttamente
sul nostro pianeta senza dover percorrere ovviamente tutta la strada. Se c'è una specie di buco nero, vabbè, 100 milioni di volte più pratico. E rieccomi direttamente su YouTube, saranno tutti contenti loro. Ancora una volta, ottimo lavoro capitano. Il nostro impero un giorno dominerà la galassia. Yay! I nostri scienziati stanno lavorando a tecnologie che dovrebbero aumentare i punti terra dei pianeti. E sembra che effettivamente abbiano intercettato dei comunicati da altri esseri avanzati che popolano la galassia. Quindi dobbiamo utilizzare i dispositivi della nostra astronave per cercare di individuarli. Va bene, nessun problema, anche pensimi. Quindi praticamente lui mi dice adesso di visitare tutto il resto dei pianeti delle varie galassie attorno a noi. E se il dispositivo SETI si attiva emettendo quindi una cosa simile a delle onde radio, in questo caso vedete che nessun pianeta emette una ciola di niente, e in effetti sono tutti pianeti liberi su cui possiamo casomai mettere le nostre colonie, ma sarebbero colonie di livello base, visto che effettivamente sono pianeti brulli e deserti. Aspetta un attimo, ho trovato un pianeta di classe 3 che è conquistato. Vabbè, ma ci sono specie con astronavi oppure no? Sembra che siano ancora a livello delle città, come potete vedere. Ma dai, non ci credo mai nella vita! È come vedere noi stessi solo dal punto di vista degli alieni. Sulla mappa ci sono effettivamente tutte le città con diversi colori, il che vuol dire che loro si stanno ancora facendo la guerra. No, aspetta un attimo, ma in teoria io posso arrivare qua e rubargli gli alberi? In effetti sì, posso rubare loro gli alberi. No, aspetta, gli posso rubare anche gli animali? E li posso mettere effettivamente sulle nostre colonie in modo tale, presumo, da migliorare la loro classe e renderli pianeta di classe superiore, abitabili e via dicendo. Vabbè, io mi porto via un po' di alberi, si sa mai che ci tornino utili. Allora, sono tornato sul pianeta che aveva la città distrutta perché i nostri colleghi ci hanno chiesto di uccidere degli esemplari di Telonius Imbecillus. Ops, ho ucciso qualcun altro tanto che c'ero. Come hanno fatto peraltro gli esemplari di Telonius Imbecillus ad arrivare su questo pianeta? È una domanda a cui la scienza non sa effettivamente rispondere. Voglio dire, è un altro pianeta di un'altra galassia. Il Telonius letteralmente dovunque ormai. E l'ultimo esemplare di Telonius Imbecillus si stava facendo il bagno. Sono una persona orribile, l'ho ucciso nella sua unica giornata di vacanza. Ma dimmi te, appena ottenuto le ferie, poveretto. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Da quello che ho capito avremo un bel po' di lavoro che ci attende in questa nuova era spaziale. Buono, se avete qualche suggerimento fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un bel mi piace che tornare la serie. Candidatevi su Facebook per crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!